Virgilio Guidi, uno dei maestri del Novecento italiano. E a guardare questo quadro, in questa donna pensosa, dove a predominare ancora una volta è il colore, emerge però quella solida impostazione classica che si nota molto bene in questo bilanciamento del corpo. Guidi infatti ha insegnato per molti anni in accademia, prima a Venezia, successivamente a Bologna, dove incontra e resterà influenzato da Morandi, questo grande artista assolutamente padrone del Novecento in Italia. Ebbene, Guidi in questo quadro, che tra l'altro è anche datato 1932, è ancora nella sua prima fase, quella dove aderirà al movimento di Novecento, che è un po' uno dei fili conduttori della mostra che esponiamo quest'anno a Rivergara. Novecento si prefiggeva l'obiettivo di voler richiamarsi alla grande tradizione classica, e lo vediamo nell'impostazione, cercando però di semplificare quella che è la costruzione, ovvero mancano linee di contorno, manca un disegno definito, manca quella che è la grande tradizione del disegno. Tutto è colore.